cosa incredibile. Guarda, è casuale, ma anche l'altra volta che Geppi è venuto a trovarci, cucinava Ivano Richebono. Si vede che tra Genova, tra Genova e la Sardegna ci deve essere un feeling, no? Perché è così. Allora, eh no, voglio dire, c'è sempre lui quando vieni tu. Non è ma infatti io mi farei due conti al tonno. Forse io non so tutto. Non so tutto. Oggi facciamo, senti, è la schiccetta che poi porterà via Geppi. Sì, ti piace mille foglie di patate funghi? Mi manca la proteina. E ce la metto io. Perché la piace proteina molto, è vero, questa perché frase. Deve essere carboidrati, quindi la mille foglie. I funghi sono verdure, le patate, vabbè, è un po' carboidrato, c'è cioè il fungo però è un prodotto lievitato. Quindi non vai a cercare un pezzo di pane che ci metto un po' di pane. No, la proteina ce l'ho io, ce l'hai così perfetto. Allora, lei guarda l'equilibrio dei piatti, quindi tu mangi sempre proteine, carboidrati, verdure. Verdure, proteine, carboidrati in quest'ordine possibilmente. Esatto, prima la verdura l'ha detto. L'ha detto. È importante, eh? Guarda che è importantissimo. Allora, come cominciamo? Allora, Anto, come cominciamo? Funghi, patate, cominciamo che andiamo a mettere le patate che io ho già tagliato con la fettatrice o con la mandolina o chi è anche capace, che ha un po' di dimestichezza con il coltello, le ho tagliate a fettine in questo modo e le andiamo a far cuocere a vapore. Vapore va bene, Geppi? Perfetto. Perfetto. L'ho fatta apposta. Allora, vapore. Hai dato il finocchio così, mano, no? Ma scusami, ma te la dai una ciotolina, ce lo tengo io. No, ma va bene in una ciotolina, pensavo non vedevo, ho detto non l'avrà mica dato così, brevi mano, no? Brevi ciotola. Quell'olio? No, grazie. Funghi? Allora, qui andiamo a tagliare i funghi a lamelle. Okay. Io ho messo un po' d'olio, come sempre vado a mettere anche un po' di burro in padella, perché io utilizzo sempre olio e burro, anche per dare un po' di grasso. Anche il persico, esatto. Capito? Poi, nel frattempo, ho già messo sul latte per fare la besciamella, quindi andiamo a mettere burro in casseruola. Farina e poi? Farina, facciamo un roux e poi andiamo ad aggiungere il latte. Mangi più a pranzo o a cena, Geppi? Allora, si dice colazione da re, pranzo da principe e cena leggera. Non si dice così, però la saggezza popolare aiuta ad andare a letto più... Questo è vero, esatto. Poi dopo ci sono le eccezioni, perché quando si esce, di solito si esce la sera, no? A volte io calpesto le regole che mi do. È un po' il mio bello. Beh, questo è il bello. Le regole sono fatte anche per essere cambiate, calpestate, se no... Allora, nel frattempo, Anto, qui abbiamo dell'erba cipollina che poi andiamo a frullare successivamente con una parte di besciamella, perché la utilizziamo sia per fare gli strati che poi per andare un po' a colorare la besciamella quando il piatto quando è pronto. Allora, ma senti, tu Sanremo l'hai già fatto, Geppi, ma se Carlo Conte ti chiamasse e ti dicesse vieni a fare, non so... una puntata con me, cosa gli risponderesti? Così, mentre tra un'erba cipollina e un fungo. Tra un'erba cipollina e un fungo? Nel senso, i progetti... Va bene, ok, adesso stasera c'è Splendida Cordiglia. Esatto. ti ha salvato. Esatto, grazie. No, perché, no, ma perché sono quelle... sarebbe un piacere, Carlo Conti è stupendo. Perché noi gli vogliamo... No, ho visto, non l'ho mai fatto Sanremo, io sono sempre stata solo ospite una serata. È vero, no, ma anche perché sai... Ti ho visto l'altra sera tale quale. Sì, sono stata ospite da lui, un grande ospite, un padrone di casa veramente generoso. Molto carino e quindi insomma per quello mi sei venuto in mente quando ti ho visto. Allora intanto noi vedi andiamo avanti con i funghi, con la besciamella, con tutte le nostre cose. Esatto, così. C'è un piatto che tu proprio quando vuoi premiarti ti fai? Cioè quando vuoi proprio lasciarti andare dici oggi... Il formaggio scazzato, così si dice in Sardegna, il pecorino sciolto. È in assoluto, è una delle cose, per me è proprio il mio piacere. Col pane o così col cucchiaio? Col pane carasau, io metto il pane carasau, ci metto il pecorino sopra, lo faccio squagliare, finocchio prima e poi queste due cose insieme. Comunque la verdura prima è vero, perché ti riveste lo stomaco e abitua a... come dire, lo stomaco ad accogliere. Hai capito? Anche tu da quando sei magro, mangi anche tu la verdura. Sono magro? Beh, tu sei magro, sei in forma. Sono abbastanza in forma, grazie Anto. E quindi, a parte la fidanzata che ti aiuta a stare in forma. Ma veramente mangio, è un piacere, però comunque... Fai sport come i tuoi fratelli o no? No, ma no, io lavoro. Ma non è che l'uno, no? No, lavorano anche loro. No, certo.
No, però no, non riesco mai a fare sport. Sai che io giocavo a tennis, giocavo a padel. Non riesco a fare né a giocare a tennis né a giocare a padel. Ma però... io lavoro. Bravo. Hai capito? Una pazzia, capito qua, una pazzia. Allora, Anto, qui abbiamo tagliato i funghi, li abbiamo fatti saltare con olio e burro. Io ho preparato la besciamella, così in diretta, un po' di pastrocchi, però ci siamo riusciti. Le patate stanno cuocendo. Le patate stanno cuocendo. Io chiaramente ho già cotto tutto, tranne i funghi che andiamo a utilizzare questi. Allora, andiamo a mettere un po' di sale. Così. Senti, ma è vero che ti sei fatta bionda per Ferza Nozpet, che l'hai convinto a prenderti tra le sue donne nell'ultimo film? Sì, è una, insomma, è un riassunto estremo, però abbastanza veritiero. Lui ha scelto che io fossi bionda, in realtà una parrucca non mi ha fatto tingere, una parrucca proprio fatta con grande professionalità da uno studio di Roma. Sì, in realtà lui venne ospite all'ultima puntata di Spegni la cornice, provai a sedurlo artisticamente e ci riuscì dopo qualche tempo. Feci per lui cortesie per gli Ospetec. Ecco qua, vediamo la foto. Che tra l'altro Ospetec, sai che la cucina è sempre una parte centrale. Infatti anche nel film ci sono delle grandi tavolate imbandite di cibo buono e da condividere. Quindi avrei potuto farlo anch'io un pezzo di film, no? Beh, guarda, c'è una straordinaria Mara Venier. Lo so. Straordinaria. Davvero, lo so. Che proprio sta in cucina come... Esatto. Come lei. È molto bella questa cosa della cucina al centro dei suoi film. Mi è sempre piaciuta molto, perché io credo davvero che la cucina sia un mondo da raccontare. Cosa, e anche da mangiare. Qua, guarda, non so se noti, cosa stanno qua mangiando? Tutti muovono, mangiano. Ecco, mangiano. Il controllo qualità. Allora, abbiamo fatto la besciamella. Esatto, abbiamo fatto le patate al vapore. Esatto, io le ho già chiaramente... fatte prima. Allora, andiamo a prenderle. Io l'ho poi messa ad asciugare con un po' di carta da forno e andiamo a fare come se fosse, diciamo, una lasagna. Ok. Quindi patate sotto. Esatto. Ok. Patapata. Ah, così. Ma proprio, cioè... Poi sopra andiamo a mettere... Il nostro maestro è così, eh. Così è. Andiamo a mettere un po' di funghi. Un po' di funghi che poi, vabbè, chiaramente poi si cuoceranno di nuovo. Quindi assolutamente sì, quindi l'abbiamo lasciati chiaramente un po' al dente. Un po' al dente. Ok. Mettiamo un po' di formaggio grattugiato. Giusto. Così. Andiamo a mettere anche un po' di besciamella sopra, per dare un po' di morbidezza. Ma questo è un grande piatto, besciamella, patate e funghi, tanta roba. E poi riprendiamo di nuovo con le patate. Allora, nel frattempo, Anto, visto che poi andiamo un po' a colorare il piatto, se gentilmente mi frulli questo. Va bene, sei capace? Sì, sì. Grande. No, sì, sei capace a attaccare. È l'unica cosa che mi fanno fare, Jerry. Mini pin. E mi prendono anche in giro. La queen del frullo. Va bene così o di più, Ivano? Frulla ancora un pochino, Anto. Ok, perfetto. Quindi qui hai messo il prezzemolo, la l'erba cipollina. Ho messo erba cipollina e una parte di besciamella, quella che non andiamo a utilizzare qua. Che bello, così rimane verde. Così, esatto. Poi andiamo a mettere in infusione con un po' di rosmarino, per dare poi un po' di tocco di... rosmarino, perché i funghi chiaramente chiamano il rosmarino. Mettiamo il rosmarino dentro. Il sapore resinoso del rosmarino. Andiamo a mettere l'olio. E lo lasciamo lì in infusione. Lo lasciamo in infusione, esatto. Allora qua, Alfio, per piacere, quanto tempo spegni? Deve rimanere in infusione perché diventi un... Allora, il rosmarino possiamo lasciarlo quanto vogliamo, però come un po' come l'olio al peperoncino, no? Quindi una volta fatto possiamo lasciarlo tranquillamente lì. È chiaro che nel momento in cui lo mettiamo dobbiamo utilizzarlo, però almeno lasciamocelo 6-7 ore, tanto da per farlo aromatizzare bene. Siete questa besciamella con l'erba cipollina? Allora, questa besciamella la utilizziamo alla fine. Quindi qua abbiamo messo un ultimo strato. Mettiamo un po' di formaggio. Andiamo a mettere un po' di fiocchi di burro, così. E questo va in forno. E lo andiamo a gratinare in forno a 200 gradi, almeno a 180 gradi per 10 minuti. Ma Ivano, a questo
Qua per una persona sola. Per una persona, sì. Ah, per me. No, è per Geppi. Lei deve prendere la sua schiscetta. Il finocchio. No, il finocchio prima e poi la sua schiscetta dopo. Alfio, fatti una vita Alfio. Anche tu, però. Non è che devi mangiarmi pranzo. Un sacco di roba qua, il mio devi prenderti. Allora, qui andiamo a mettere adesso la nostra... come si chiama? Nostra besciamella. Con l'erba cipollina. Con l'erba cipollina dentro un sacchetto. Come si chiama? Come si chiama? Ma l'ha fatta lui. L'hai distratto, Geppi, lo sai che lui è... tipo è genovese, genovese. Sai. Aspetta, che... Alfio, a tagliarla. E poi andiamo a fare questa cosa, quindi. Ah! L'andiamo a mettere qua. Hai capito? No, forse ho capito. Anch'io. Una golosità assoluta. Allora. Dov'è la schiscetta? Questa è quella di Geppi che dobbiamo darle, la sua schiscetta è pronta, il suo contenitore. L'andiamo a mettere sopra, così. Qua. Qui abbiamo un po' di, come si chiama? Besciamella bianca e un po' verde. Ma lui non sa dire la parola besciamella, quindi. È la parola besciamella che non le viene. Andiamo a colorare di bianco, così. Scusi, e qui completiamo con un po' di verde. Ma che bella. E senti, uno dei due pezzetti lo devi mettere qui. Vieni, vieni, Geppi, vieni. Faremo pure questo sforzo. Perché devi prendere la tua schiscetta. Grazie, Alfio. Con il finocchio ce l'hai. Finocchio ce l'ho. Un pezzettino lo mettiamo qui. Ciao, Dani, questa si chiama besciamella, te lo ricordo. Grazie. Allora, quella più bella la mettiamo nel piatto. Ma come quella più bella? No, scherzo. Quella più bella la mettiamo dove vuoi. Ci sta qui dentro nel piatto. Allora, qui mettiamo questa. Esatto. Dove l'è? Qua. E qua mettiamo questa. Quella è per me, Dani. Sì. Grazie. Aspetta un attimo che gliela pulisco un pochino. Giusto. Ivano è precisissimo. Grazie infinita. Geppi Cucciari, schiscetta col finocchio, eccetera, stasera, splendida cornice. 1, 2, 3, 3, 21 e 20. 3, 21 e 20, grazie Antonella. Ciao, anch'io, tanto. E vieni a trovare quando grazie vuoi. Grazie a tutti, davvero, grazie. Grazie, grazie a tutti. Ciao, Geppi, anzi puoi accompagnare. Grazie.